Allora, iniziamo il nostro webinar. Questa sera continuiamo a parlare di storytelling attraverso immagine fotografica e ci occuperemo della fotografia in bianco e nero. E naturalmente per parlare del bianco e nero dovremmo anche parlare dei colori, e quindi diciamo l'argomento è molto vasto, è complesso anche, ma lo tratteremo per quello che ci serve in un'oretta di webinar. E poi abbiamo anche il webinar di domani sera che conclude questo ciclo di tre webinar dedicato allo storytelling con la fotografia, e domani sera ci occuperemo invece di un trattamento diciamo più artistico della fotografia che riguarda anche il disegno. Allora, io adesso condivido il monitor, vedo che qui va tutto bene, perfetto, quindi condivido la mia scrivania così possiamo vedere, eccolo qua, possiamo seguire il webinar. Condivido così, ok, schermo 1, condividi. Ecco qua, sto condividendo lo schermo, quindi eccoci. Allora, siamo dentro, siamo all'interno della board che è stata dedicata al webinar di questa sera. La board si trova in WeSchool, chi sta osservando il webinar adesso naturalmente dovrà essere all'interno di WeSchool. Per i nuovi ricordo che WeSchool è fatto in modo tale che all'interno del wall abbiamo i messaggi di benvenuto, leggeteli perché qui trovate poi le informazioni indispensabili per poter seguire i webinar e queste attività che vi propongo, e poi avete la sezione delle board. Le board sono concepite in modo tale, vedete, che ogni webinar ha la sua board. E i webinar in corso hanno una board di colore diverso, quelli passati e delle altre stagioni. Arriviamo fino alla quarta, perché ho iniziato con questo sistema di WeSchool dalla quarta stagione, e le altre hanno un altro colore. Quindi voi entrate nella board e qui avete le istruzioni, poi potete seguire il webinar e avete anche uno spazio per la richiesta di attestato. Eventualmente l'attestato, a chi serve, può essere richiesto verso la fine del webinar. Io renderò attiva questo modulo di richiesta per una decina di minuti, così il tempo di compilarlo, e poi stasera e domani così ve lo manderò. E qui abbiamo delle risorse, abbiamo delle immagini fotografiche che penso abbiate visto e che riprenderemo poi questa sera durante questo webinar. Poi ho aggiunto anche una serie di spiegazioni che tratterò all'interno del webinar. Qui abbiamo una landing page, questi sono gli argomenti di cui parlerò questa sera, e poi vedremo attraverso l'iPad che vedete qui sulla mia sinistra, vedremo come utilizzare Lightroom per iPad per realizzare delle buone foto in bianco e nero che possono comporre uno storytelling. Quindi direi questo è tutto. Io adesso apro la board dello streaming web in modo tale che posso dare un'occhiata alla chat. Un saluto ancora a tutti quanti e devo spostare la chat sull'altro monitor e poi ricordarmi di dare un'occhiata, perché poi quando parto con il webinar e inizio a spiegare le cose mi assorbe talmente che poi mi dimentico di guardare se eventualmente scrivete, perché magari ci sono dei problemi. Ecco, spero che non capiti niente, che la trasmissione possa andare avanti. Se ci sono dei problemi provate a scrivere nella chat, oppure, sperando che io la legga ovviamente, oppure battete sullo schermo del vostro monitor. Chissà che magari con le tecnologie di oggi
io non percepisca i vostri toc toc che vi apre la porta. Allora, noi gli stereotipi, le tue storie fotografiche in bianco e nero. Intanto perché noi gli stereotipi? Perché da quando le tecnologie digitali hanno preso il sopravvento, e quindi tutti gli smartphone hanno al loro interno una fotocamera, che è anche una videocamera di ottima qualità, si sono moltiplicati due cose, sono avvenute. Prima di tutto la possibilità delle persone di scattare fotografie, cosa che prima degli smartphone con fotocamera integrata era riservato a un pubblico certamente ampio, ma comunque a un pubblico che doveva avere voglia di fare fotografie. Oggi invece è diventata quasi una necessità, un'abitudine. E il secondo motivo è che lo sviluppo dei social net ha messo a disposizione di tutti questi apprendisti fotografi una serie di effetti che possono essere applicati alle fotografie, specialmente a quelle istantanee che si fanno al momento. Prima di pubblicarle, tac, si applica un effetto, due colorazioni, qualche cosa di simpatico, una cornice, un collage al volo, e poi la fotografia viene immediatamente postata. Avevo letto delle statistiche, si calcola che siano ormai miliardi di fotografie, solo i selfie pubblicati ogni giorno sono milioni quelli che vengono pubblicati, quindi siamo di fronte a un fenomeno gigantesco che ha portato la fotografia nelle mani di tutti. Ora, che cosa succede però? Succede che questa facilità d'uso, che è corretta perché è legittimo che uno strumento artistico di comunicazione sia disponibile per tutti quanti, però che cosa succede? Succede che quando qualche cosa è molto facile da utilizzare e lo fanno tutti, si perde di vista come lo possiamo chiamare? Lo chiamiamo il linguaggio, anche se in realtà la fotografia non rappresenta un linguaggio vero e proprio da un punto di vista semiotico, però chiamiamolo pure linguaggio, quindi si perde di vista le regole di questo linguaggio, la tecnica, che invece prima dell'avvento del digitale qualcuno doveva conoscere, o comunque era portato anche a documentarsi su questi temi proprio per poter realizzare delle fotografie migliori. Oggi il concetto di fotografia migliore non dipende tanto dalle conoscenze che il soggetto può avere, ma quanto dalla facilità con cui lui trova delle applicazioni che possono, tra virgolette, migliorare le sue fotografie. Ora, il problema è che queste fotografie però non diventano realmente migliori, non migliorano realmente. Cambiano, certamente, possono presentarsi in modo diverso rispetto a come sono state scattate, possono essere più intriganti, se volete, ma non c'è dietro un pensiero, un'azione di chi scatta questa fotografia. La fotografia viene scattata e basta. Noi sappiamo, per tornare al nostro tema, che tutte le volte che vogliamo costruire una storia, dobbiamo invece pensare a come la storia viene costruita. Per esempio, ieri sera abbiamo visto che noi possiamo anche partire da zero, cioè possiamo benissimo non avere in mente una storia e utilizzare delle immagini che non sono neanche nostre. Però comunque dobbiamo conoscere delle meccaniche attraverso le quali le storie vengono strutturate. E questo vale anche per la fotografia, cioè per la costruzione di storie con la fotografia, come abbiamo visto ieri sera, e vale anche per la scelta tra il racconto di una storia a colori o di una storia in bianco e nero. È questo di cui ci occupiamo oggi. Quindi proseguiamo nella visione di questa landing page che ho preparato per il webinar.
È molto difficile gestire il colore in una storia. Ecco la prima affermazione che voglio fare. Perché le professioni legate alla color correction, tra l'altro, sono anche molto ben retribuite e scarseggiano in Italia i professionisti del settore. La color correction è proprio una professione, un sistema di professione. Ed è ancora più difficile raccontare una storia fotografica a colori se, per esempio, la realizziamo a scuola come strumento narrativo. Perché? Perché, per esempio, le cromaticità saranno diverse fra loro. La percezione del colore anche, il modo di riprodurre la storia cambierà molto secondo i dispositivi. Per questo motivo io dico che, per esempio, il bianco-nero può essere una soluzione quando il colore non è così necessario. Cioè, il colore presenta delle grosse difficoltà. Per cui il primo consiglio che io posso dare a chi vuole raccontare delle storie fotografiche che abbiano un buon risultato anche da un punto di vista estetico è quello di provare a usare bianco e nero. Le difficoltà relative al colore sono per esempio relative, come vi ho appena letto, alla percezione cromatica. Non è detto che le stesse foto abbiano una cromaticità simile. E quindi, se noi andiamo avanti nel trattare la storia, che cosa succede? Succede che vediamo che questa storia è artificiale, cioè viene costruita prendendo delle immagini che non hanno nulla a che fare tra loro, non tanto dal punto di vista della storia, perché ieri abbiamo usato immagini che non avevano oggettivamente nulla a che fare tra loro, ma non hanno nulla a che fare tra loro dal punto di vista della rappresentazione cromatica, cioè dei colori, della composizione che dei colori appunto che per ciascuna immagine rappresenta. E quindi si vede che ci sono degli elementi che stonano, si vede che la storia non è pensata da un punto di vista estetico. E guardate che se una narrazione non è pensata da un punto di vista estetico, è una narrazione che fallisce. È una narrazione nei confronti del quale lo spettatore si accorge che in un certo senso è falsa e quindi cade tutta la narrazione. È come, non so come spiegarvi, è come dirvi che per esempio scriviamo un racconto e poi questo racconto è scritto proprio male. Oppure magari può essere anche scritto abbastanza bene, però cambia continuamente stile, cambia continuamente lessico, registro stilistico, e quindi alla fine ci troviamo di fronte a un pasticcio. La storia potrebbe essere interessante, ma noi non la seguiamo più perché da un punto di vista formale non ci invita assolutamente alla lettura. E lo stesso vale per la fotografia, lo stesso vale per anche per il cinema, ovviamente, i video, cioè per qualsiasi storia abbia a che fare con le immagini. Quindi, siccome i livelli di grigio sono più limitati, i livelli di grigio sono quelli che compongono la fotografia in bianco e nero rispetto ai milioni di colori invece che possono formare una fotografia, è chiaro che abbiamo una percezione più omogenea all'interno di una visione in bianco e nero che non all'interno di una visione a colori, se appunto noi scattiamo delle foto senza pensare troppo alla nostra storia, oppure prendiamo delle immagini che non sono prodotte da noi e quindi non sono realizzate per una determinata storia. Questa affermazione, spiego poi, che è talmente vera, perché? Perché i giovani oggi fanno uso di questi filtri fotografici presenti nei social proprio per questo motivo, perché ci si accorge che c'è qualcosa che non funziona nelle fotografie e quindi si distrae lo spettatore, gli si dice guarda questa fotografia qua è una schifezza, no? Però attraverso questo filtro io ti distraggo, distolgo la tua attenzione, ti dico concentrati su un'altra cosa ed è un giochetto che funziona perché funziona da un punto di vista dell'attrazione verso l'immagine, chiaramente non funziona da un punto di vista della bellezza della fotografia o peggio ancora del racconto. Però qui siamo di fronte ovviamente a un appiattimento dell'immagine. È chiaro che se non so
creare una buona fotografia, e mi avvalgo degli strumenti che oggi sono molto diffusi, appiattisco la mia creazione. Una buona immagine a colori non ha bisogno di alcun effetto, perché parla da sé, ovviamente, è bella da guardare così com'è. Ecco qui che abbiamo tre immagini, questa, tre fotografie. Questa è una fotografia che ho scattato per caso da un autobus e con l'iPhone. Poi ho semplicemente saturato un po' i colori, li ho resi più vivi. Questa invece è una fotografia che è stata scattata all'interno di un negozio e che riprende appunto due persone che si riflettono negli occhiali di Batman. Vedete qui appare in proprio in secondo piano il logo di Batman. E i colori sono questi, l'immagine era buia perché era stata scattata dall'interno appunto di un negozio. E questa invece è un'immagine di cui ci occuperemo, vi insegnerò a costruire un'immagine di questo genere, una fotografia di questo genere. È ovvio che è impossibile scattare una fotografia che mostri un solo colore e tutto il resto bianco e nero. È una fotografia che è costruita chiaramente e io vi insegno a costruire questa fotografia partendo dal suo originale, perché quando parleremo appunto di Adobe Lightroom vedremo come fare questo tipo di questa creazione. Ecco, queste, quindi vi ho mostrato tre tipi di fotografia a colori che hanno subito un processo che io chiamo un processo, in questo caso nelle prime due foto un processo di sviluppo, nell'ultimo caso invece un processo di ritocco fotografico. Abbiamo uno sviluppo fotografico quando facciamo più o meno quello che si faceva una volta in camera oscura e che è legittimo fare per tutte le foto, quindi quei cambiamenti, quelle modifiche, il contrasto, la carta, la luminosità, tante cose che si facevano. Qui invece abbiamo proprio cambiato l'immagine, cioè l'abbiamo trattata e quindi abbiamo ritoccato appunto questa immagine. Faremo un po' entrambe le cose, vi insegnerò alcuni trucchetti in merito. Quello che ho appena scritto però è una soluzione, come dire, di ripiego, perché vi ho detto, è come se io vi avessi detto, guardate, non usate il colore perché non siete capaci di raccontare storie a colori, con il bianco e nero ve la caverete meglio. Quindi è un po' vero questo, no? Cioè, se non avete tanta dimestichezza con la fotografia e il trattamento del colore, vi conviene passare a bianco e nero, sicuramente avrete dei risultati migliori. Però in realtà il mio suggerimento ha una natura differente. Io vi dico che il bianco e nero intanto è l'origine stessa della fotografia e poi è bello, elegante, è purezza, linee, luce, contrasto e forse a un certo livello è anche più complesso da gestire del colore. E poi l'occhio umano percepisce meglio le tonalità di grigio che non i colori, in relazione al cosiddetto spazio colore di cui adesso ci occupiamo un momento, cioè in relazione all'area di percezione dell'occhio umano. E vi tratterò adesso, in questa prima parte del webinar, tratterò di alcuni temi di ordine generale e teorico sul rapporto, sulla percezione del colore, cioè sullo spazio colore, sul bianco e nero, e poi passeremo alle questioni più tecniche. Però questa affermazione è la prima da ritenere, cioè l'occhio umano percepisce male i colori, non li percepisce tutti, come vedremo. E non solo, ma poi la carta stampata, i monitor, i dispositivi sui quali i colori vengono mostrati, vi mostreranno tutti dei colori diversi uno dall'altro. Ci sono degli standard, naturalmente, ci sono delle regole da seguire, questo è chiaro, ma alla fine voi vi troverete di fronte a queste differenze. E mentre queste differenze saranno molto minori e a volte anche impercettibili nella fotografia bianca e nera,
quindi voi otterrete dei risultati sicuramente migliori da, anche da questo punto di vista, cioè proprio dal punto di vista della percezione. Parliamo adesso un attimo di colore e filtri. Quando si scatta una foto in bianco e nero, noi abbiamo bisogno di utilizzare dei filtri, non è possibile non utilizzare filtri. Come direte voi, caspita, io scatto delle foto magari dal mio smartphone e non ho mai pensato di applicare un filtro, ammesso che esistano dei filtri per gli smartphone. Qualcuno di voi può dire: ah, io invece uso sempre la mia reflex così, ma non ho mai pensato di utilizzare dei filtri, no? I filtri sono questi oggetti rotondi di vetro che si avvitano all'obiettivo della fotocamera. È vero questo, perché non sono molto usati. Diciamo che non erano molto usati prima dell'avvento del digitale, se non da qualche appassionato e da qualche professionista, chiaramente, certamente non dal pubblico, dal grande pubblico, e ancora meno lo sono oggi, quando la fotografia è diventata digitale e la maggior parte di fotografie vengono scattate dai nostri cellulari, smartphone e tablet. Però noi non possiamo elaborare niente sul bianco e nero se non utilizziamo i filtri, ricordatevi questo. Però vi do una buona notizia. La buona notizia è che il filtro può essere di vetro, così come lo vedete qua, da applicare proprio sull'obiettivo, oppure può essere digitale, cioè può essere applicato dopo che voi avete scattato la foto. Però qui a certe condizioni dovrete scattare in un formato, come vi spiegherò a breve, che si chiama RAW. Se voi scattate in questo formato, che corrisponde un po' a una specie di negativo che poi deve essere sviluppato, allora voi avrete degli ottimi risultati applicando i filtri colorati alle vostre fotografie. Quindi spero di non aver incasinato la vostra comprensione della cosa. Ve la risintetizzo. La fotografia bianco e nero necessita l'applicazione di filtri. Questi filtri sono indispensabili, lo vedremo fra poco perché. Tuttavia, noi abbiamo due possibilità per applicare i filtri. O i filtri fisici, reali, quelli che possiamo avvitare all'obiettivo della nostra reflex, oppure i filtri digitali che noi troviamo appunto in applicazioni come Lightroom e che necessitano di un formato di file che non è il JPEG, il PNG, il TIFF, ma è il formato RAW, R-A-W, che è un formato che magari la maggior parte di voi, se è qui presente a questo webinar e non è un esperto fotografo, magari non ha mai neanche sentito nominare. Però in realtà è il formato più diffuso tra i professionisti, perché il formato RAW è quello che consente di sviluppare la fotografia, cioè di applicare i parametri, come alcuni parametri di sviluppo, diciamo così, come se fossimo proprio in una sorta di camera oscura. Un filtro posto davanti all'obiettivo di una fotocamera, oppure applicato a livello digitale, impedisce il passaggio del colore relativo al filtro stesso. Cioè, se io metto davanti al mio obiettivo un filtro giallo, impedirò il passaggio della luce gialla. E viceversa, però, otterrò una maggiore presenza, cioè scurirò il colore complementare e quindi ottengo immediatamente due effetti attraverso l'applicazione di un filtro. Diciamo che un colore si schiarisce e un altro colore invece si scurisce. È per questo motivo che è molto importante avere a che fare con l'applicazione di filtri o direttamente durante lo scatto della fotografia oppure in sede di sviluppo. Quando parliamo di colore, parliamo di un handicap, non così nel bianco e nero. Qui voglio riprendere un attimo quello che vi ho spiegato prima attraverso degli schemi. L'occhio umano, per esempio, percepisce meno il violetto, l'azzurro e il rosso, specialmente nelle zone centrali, mentre percepisce molto bene il giallo e il verde. Questo diagramma che voi vedete vi presenta
quello che l'occhio umano percepisce del colore. Ora, voi pensate che il colore stia su tutto questo riguardo, d'accordo? In tutte le sfumature di rosso e in tutte le sfumature di azzurro. Guardate quanto poco azzurro percepisce l'occhio umano, e che è un colore che a noi piace molto, il colore del cielo, il colore che è presente anche nei riflessi del mare. È un colore molto bello e così che richiama a diverse interpretazioni simboliche e spinge molto avanti il nostro immaginario. Eppure guardate che la curva di percezione del colore è questa, e quindi taglia fuori tutta una fetta, una gamma di azzurro, taglia fuori tutte queste lunghezze d'onda che sono relative all'azzurro, e lo stesso avviene del rosso, taglia fuori tutte queste lunghezze d'onda. Mentre percepiamo molto bene, guardate, il verde e parte di giallo, un po' di arancione, noi lo percepiamo molto molto bene. E quindi, come dire, l'essere umano parte da un handicap, l'handicap di non riuscire a cogliere i colori. E forse questa è una novità per voi, non ve l'aspettavate, però è proprio così. Ora, voi pensate che se l'uomo, diciamo, è così handicappato nella percezione del colore, immaginate qual è il livello di un oggetto invece che meccanico che lo recepisce, è ancora peggio. Qui vi mostro due schemi, ecco, che vi fanno vedere come, per esempio, lo spazio RGB, questa è la percezione umana del colore, lo vedete? Il primo livello è la percezione umana del colore. I secondi livelli, cioè queste aree, invece rappresentano lo spazio colore di alcuni strumenti, chiamiamoli così, digitali, per cui non so, l'RGB dell'Adobe, che è stato creato nel 98, è a questo livello, cioè percepisce il colore così, è questo triangolo bianco. E poi ci sono altri standard, so, questi sono standard che vengono impiegati da software oppure da mezzi meccanici. Eccolo qua, vedete l'occhio umano, poi la pellicola fotografica e il monitor RGB. Guardate, un monitor RGB quanto poco percepisce del colore rispetto all'occhio umano. Quindi vedete che noi scattiamo una fotografia a colori, di questa fotografia a colori noi percepiamo già una piccola parte dei colori e non. Poi questa pellicola ne recepisce ancora meno. Se addirittura mostriamo la foto tramite un monitor RGB, ne abbiamo ancora meno, e se la stampiamo abbiamo ancora, anzi io non solo parlerei di meno, parlerei anche proprio di differente area, perché vedete che qui non abbiamo a che fare con delle forme regolari, sono proprio, qui per esempio ci sono degli arancioni, qua ci sono dei verdi che non rientrano in questo spazio, quindi si chiama proprio spazio colore perché ciascuna di queste figure occupa uno spazio ed è quello che quello strumento o quello standard riescono a percepire. Allora, questo è il colore, quindi la buona notizia che posso darvi è che le foto a colori che piacciono tanto, in realtà si può dire che siano non siano percepite per quello che realmente la fotografia rappresenta. Questo handicap passa dall'occhio umano agli strumenti con i quali la fotografia viene visualizzata. C'è uno standard molto importante che si chiama P3, che ve lo dico perché voi da questo momento in poi vi imbatterete sempre di più in questa sigla, nel momento in cui vi comincerete a interessare, appassionare di questi temi, perché lo standard P3 è lo standard cinematografico, cioè è quello che normalmente è lo spazio colore di un film, in sostanza, che è molto ampio. È sempre uno spazio colore ridotto, è sempre meno di quello che percepisce l'occhio umano, che a sua volta è meno di quello che percepisce rispetto alla natura, ma
È un ottimo standard che consente di fare tante cose, e infatti voi potete notare che ci sono certi film che magari vi stupiscono per il colore, la colorazione. È quella color correction di cui vi parlavo prima. Ci sono dei professionisti che si occupano di fare in modo che questo spazio colore, detto P3 del cinema, possa rendere al meglio e attraverso una serie di effetti. Bene, adesso questo spazio colore P3, che era tipico del cinema, si sta diffondendo largamente. Pensate anche nei dispositivi più piccoli e più lontani, potremmo dire, dal cinema, come per esempio gli iPad Pro, che l'hanno adottato dall'anno scorso, praticamente dall'iPad Pro da 9.7 dagli iPhone 7, quindi addirittura dei cellulari. Probabilmente, sono sicuro che anche altri smartphone e tablet abbiano ormai adottato la possibilità di operare a livello di spazio colore cinematografico. E non solo, ma dal 2016 le specifiche per l'Ultra HD obbligano a mostrare almeno il 90% dello spazio colore P3, cioè vuol dire che ci sono delle regole attraverso le quali tu non puoi dire che costruisci un monitor e lo chiami Ultra HD e lo vendi con una certa sigla, perché per venderlo con una certa sigla, per poterlo chiamare in quel modo lì, deve mostrare almeno il 90% dello spazio colore P3, cioè cinematografico. Sapete che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sta compiendo un'altra grande rivoluzione. Oltre al fatto che la fotografia e perfino la cinematografia sono nelle mani di tutte attraverso dei semplici smartphone, io ho parlato anche in un webinar, vi ho spiegato anche che perfino recentemente sono usciti un paio di film girati integralmente con un iPhone, e poi vi mostrerò anche l'applicazione con la quale girata, che costa 5 euro. Allora, oltre agli strumenti che consentono di fare questo, noi ci avviciniamo a una qualità cinematografica anche da un punto di vista della forma che il film assume, quindi della sua rappresentazione attraverso il colore. E questo è formidabile, perché vuol dire che potenzialmente, veramente, parliamo di storytelling, il vero grande storytelling, quello cinematografico, potrebbe davvero essere anche nelle vostre mani, cari amici che state seguendo questo webinar. Due parole sui colori primari e complementari, poi finisco questa introduzione, che vedrete vi sarà molto utile poi per capire che cosa tecnicamente faremo. Che cosa sono i colori primari? I colori primari sono quelli che non si possono ottenere dalla miscela degli altri colori, cioè è impossibile realizzarli. Mischiando due colori primari si ottengono quelli secondari. Per esempio, se io mescolo il giallo con il rosso, ottengo l'arancione, l'arancio. Se mescolo il giallo con il blu, otterrò il verde. Se mescolo il rosso e il blu, otterrò il viola. Notate che prima abbiamo detto che il verde è il colore che viene più percepito dall'occhio, uno dei colori viene più percepito all'occhio umano, e non è un colore primario, è composto dal giallo e dal blu. Questi colori che adesso io vi ho menzionato, quindi giallo, rosso, arancio, blu, verde, viola, sono i sei colori fondamentali che insieme al bianco e il nero formano i colori naturali, cioè quelli che noi vediamo in natura e dai quali dipendono poi tutti gli altri, perché tutti gli altri, gli altri colori, in realtà non sono altro che una gamma poi di variazioni di questi sei colori, sono appunto semplicemente delle versioni che possono essere più o meno sature, quindi più o meno dense, ricche di colore, no? Un bel blu piuttosto che un bel verde, eccetera, oppure più luminose o meno luminose, quindi più brillanti, più opache, più o meno brillanti o opache, per esempio di questi sei colori. Ricordatevi quindi che noi abbiamo a che fare anche con la saturazione, la luminosità dei colori. Allora, vi stupirà che io continui a parlare di colore quando il tema di questo webinar è bianco e nero, perché vedremo una tecnica importante attraverso la quale
il bianco e nero non si forma attraverso la desaturazione di un'immagine, cioè attraverso un click che dice trasformami questa immagine da bianco e nero, cioè da colore a bianco e nero. Non funziona così. Noi trasformeremo invece le immagini da colore a bianco e nero agendo sui singoli colori e quindi ci interessa molto capire alcuni elementi importanti della teoria dei colori. Oh, vediamo che cosa sono i colori complementari. I colori complementari sono quelli fra loro opposti, dove nella ruota cromatica, eccoli qua, per esempio giallo, trovare giallo e poi viola, eccolo qua, giallo, viola, poi rosso, verde, rosso, eccolo qua, rosso, verde, poi blu, arancio. Allora, nella ruota cromatica i colori, questi colori sono opposti tra loro e i colori opposti fra loro si chiamano appunto complementari. Naturalmente uno è complementare dell'altro e viceversa. Questo è importante perché cosa abbiamo detto dei filtri? Abbiamo detto che il filtro, e quindi qui abbiamo già una conclusione pratica, il filtro nella fotografia schiarisce il proprio colore e scurisce quello complementare. Quindi, per esempio, un filtro giallo schiarirà il giallo e aumenterà il viola. Quindi se noi abbiamo per esempio un cielo viola, appunto, un cielo bello di quelli così da tempesta, con un filtro giallo noi renderemo meglio la cromaticità di questo viola. Però attenzione a quello che vi dico, lo renderemo ancora meglio se la fotografia è in bianco e nero, perché la tonalità dei viola, che magari l'occhio umano non riesce a percepire se l'immagine è a colori, in realtà verrà rappresentata meglio attraverso una fotografia bianco e nero. Ecco uno dei motivi fondamentali per cui in determinati casi le fotografie in bianco e nero sono oggettivamente migliori delle fotografie a colori. Non sto parlando di bellezza dell'immagine, sto parlando proprio, siamo all'interno della percezione dei colori che compongono l'immagine fotografica. Spero che sia chiaro questo. Quindi i filtri funzionano in questo modo, attraverso la regola dei colori complementari. Il rapporto fra, beh, qui ve lo mostro in un modo più semplice, questa era più carina, sapete che a me piacciono le immagini esteticamente carine, questa è bruttissima, ma comunque diciamo vi aiuta a capire meglio. E tra l'altro qui c'è anche una distinzione interessante, perché sulla parte di sinistra abbiamo i colori caldi, sulla parte di destra abbiamo i colori freddi. Volete una fotografia più calda? La vuoi più fredda? Avete sentito questa espressione? Bene, si riferisce proprio a questi colori, rosso, giallo, arancione, sono i colori caldi. Blu, viola e verde sono i colori freddi, quindi noi possiamo andare più verso i colori caldi o più verso i colori freddi. Questo rapporto tra colori caldi e colori freddi ha un nome e si chiama bilanciamento del bianco. Cioè il bianco andrà più verso un colore freddo o verso un colore caldo, sarà più ricco di frequenze luminose che vanno in questa direzione o in quest'altra, e qui naturalmente cambia tutta la fotografia. Quindi abbiamo capito che noi una fotografia in bianco e nero la possiamo modellare attraverso il colore. Incredibile questo, no? Forse non sapevate questa cosa, o era anche difficile da immaginare, che per ottenere una buonissima fotografia in bianco e nero, per esempio come questa che vedete qua di fianco sulla sinistra, noi possiamo agire proprio sui colori, sui singoli colori, sul rapporto tra colori complementari e sul rapporto tra colori caldi e colori freddi attraverso il bilanciamento del bianco. Vediamo quindi come operano concretamente i filtri a colori in foto in bianco e nero. Intanto la regola è che nella fotografia in bianco e nero i filtri a colori trasformano le differenze cromatiche, cioè le differenze proprio relative ai colori, quindi alle
come noi vediamo questi, le differenze tra un colore e l'altro e anche all'interno di uno stesso colore, trasformano queste differenze cromatiche in differenze di tono. Cioè, le differenze di tono sono quelle differenze che non sono più differenze tra colori, ma sono differenze relative al contrasto fra i bianchi e i neri. E quindi sono, come dire, delle sfumature, ecco, chiamiamole così, sono delle sfumature all'interno dei colori. Guardate che tante volte attraverso l'uso dei filtri noi riusciamo a creare meglio una rappresentazione di queste sfumature. Rendiamo la foto più ricca di tonalità, specialmente quando questa fotografia, e questo è il nostro tema, quando questa fotografia deve essere percepita in bianco e nero. Qui c'è una carrellata di filtri, adesso ve la leggo rapidamente così, ma poi intanto questa landing page vi rimane, voi la potete anche consultare quando volete. Quindi c'è il filtro verde, per esempio, il filtro verde schiarisce il colore della vegetazione, che è ovvio, no? Perché la vegetazione è verde e quindi tende a togliere il suo stesso colore. Però rende il blu più scuro, perché il blu è il colore complementare, quindi vi immaginate che cosa succede se inserite un filtro verde mentre fotografate la natura. Quindi l'immagine diventerà più drammatica, con questo cielo che tende a incombere e la natura a soccombere, perché appare più chiara, meno densa di tonalità. Poi c'è il filtro giallo che permette di vedere meglio le nuvole, schiarisce la pelle umana, quindi questo è anche importante, specialmente quando fotografate dei soggetti umani, magari anche delle donne di una certa età, mi scusi le colleghe più presenti al webinar, ma io fotografo molto e quindi so benissimo la psicologia femminile come agisce nella fotografia, quindi alla minima imperfezione o ruga il soggetto femminile si impressiona e quindi dice che anche una fotografia bellissima è in realtà una grandissima schifezza. Perché? Perché c'è quella rughetta assolutamente impercettibile, magari, eccetera. Ecco, il filtro giallo aiuta a schiarire leggermente la pelle umana, quindi a renderla meno, a rendere meno visibili rughe o imperfezioni, ma altrimenti il filtro arancione opera ancora meglio. Il filtro arancione ha un ottimo effetto sulla pelle, perché proprio tende ad eliminarne veramente le imperfezioni. Quindi, se volete fotografare un viso femminile da vicino, piazzate davanti alla vostra fotocamera un bel filtro arancione, oppure operate poi in sede di sviluppo proprio sul colore arancione, vedrete che otterrete dei buoni risultati. E questo lo dico ai maschietti, farete strage tra le femmine che fotograferete, perché vi diranno che delle foto che potranno essere anche delle inquadrature mal riuscite, con la classica pianta che spunta dalla testa del soggetto nello sfondo, però saranno concepite come delle grandissime fotografie. E così via, poi il filtro blu, rosso, eccetera, no? Quindi vi potrete poi leggere e documentare su queste cose. Ne consegue quindi che per ottenere delle ottime fotografie in bianco e nero dobbiamo utilizzare i filtri. Li montiamo sulla nostra fotocamera o la applichiamo nella fotocamera della fotografia digitale. Quindi ritorniamo al punto da cui eravamo partiti, cioè da qui, quando abbiamo cominciato a parlare dell'importanza del comprendere il colore e di trattare la fotografia in bianco e nero attraverso i colori, quindi immaginando già che cosa vogliamo fare e che cosa succederà dato un certo panorama rappresentato a colori, come questo potrebbe diventare in bianco e nero. Adesso vediamo alcuni esempi di analisi. Allora, spero che sia tutto chiaro. Do un'occhiata alla chat. Qui, ecco bene, mi sembra che non abbiate scritto niente di strano. Quindi state continuando ad ascoltare, quindi non ci sono intoppi. Per questa parte così teorica sono proprio solo alcune basi che voi potrete naturalmente approfondire e che ci aiuteranno a capire quello che adesso
faremo. Quindi cominciamo con esaminare alcune immagini. Ecco, questa è una foto interessante. Cosa c'è di interessante in questa foto a colori? C'è di interessante questa luce. Questa luce che colpisce, vediamo meglio così, questa luce che colpisce l'estraio, così si riflette qui con questo contrasto, anche questa luminosità in fondo, questa luce che colpisce in parte gli ombrelloni e anche la luminosità dell'orizzonte. Vedete che l'orizzonte è storto, questa foto quindi presenta un interesse che riguarda il gioco delle luci all'interno di questa foto e presenta un disinteresse, diciamo così, che riguarda l'orizzonte, perché una foto scattata male è storta. Può capitare, niente di male, le foto storte si possono raddrizzare. Vediamo che cosa succede invece applicando il bianco e nero, quindi trasformando questa foto. Che cosa facciamo trasformando questa foto? Vedete subito, io ripasso di nuovo, intanto abbiamo raddrizzato chiaramente l'orizzonte, e poi che cosa succede? Succede che noi facciamo risaltare il gioco di luce, i contrasti di luminosità all'interno di questa immagine. Ovviamente raddrizzando l'orizzonte qui abbiamo dovuto tagliare l'immagine, perché non puoi raddrizzare l'immagine mantenendo tutta la visuale. Quindi ricordatevelo questo. Questo è un motivo per cui è meglio scattare delle fotografie già, diciamo, ben posizionate all'inizio, perché poi quando le raddrizzerete perderete delle parti. Perché infatti immaginate di vuotare questa foto e chiaramente perderete una parte della prospettiva dell'immagine stessa. Ecco, abbiamo quindi creato questa fotografia in bianco e nero per questo motivo. Allora, queste sono immagini che ho scattato io, d'ora in poi, da questo momento in poi vedrete delle foto che ho fatto io. Io scatto prevalentemente in bianco e nero, direttamente in bianco e nero, usando i comandi manuali della fotocamera. Di solito non mi occupo neanche di sapere come funziona la fotocamera da un punto di vista informatico e che tipo di programmi ha al suo interno, perché non li uso mai. Uso un'impostazione manuale, diaframmi, tempi, tutto il resto. Immagino come potrebbe essere la foto in bianco e nero, la scatto direttamente, e anche nel monitor della fotocamera ho la visione della fotografia in bianco e nero. E quindi di questa immagine, per esempio, quello che ho fatto è solo raddrizzare l'orizzonte, ovviamente. Però, essendo delle immagini in formato RAW, come le visualizzo poi all'atto dello sviluppo? Vengono visualizzate a colori, quindi io devo reimpostare poi i parametri. Quindi devo fare un doppio lavoro. Direte voi, ma per quale motivo devi fare questo doppio lavoro? Devo fare questo doppio lavoro perché, lo potrei anche evitare, ma voglio avere un controllo maggiore del bianco e nero sulla fotografia. Poi vediamo questa immagine che presenta invece un altro punto di vista, che è quello dei dettagli, dei contrasti. Allora, se vedete bene, qui c'è qualcosa di interessante, perché ci sono diversi oggetti, quindi siamo a un mercato, però c'è qualcosa che non funziona qui. Per esempio, questa donna qui rappresentata è molto sbiadita. E qui c'è invece un dettaglio che si vede molto bene, e tra l'altro guardate anche che contrasto, no? L'amore sacro e l'amore profano, diciamo così. È fantastico questo accostamento, è un accostamento casuale, vale la pena di scattare una fotografia di questo genere. Notate che la parte superiore di questa fotografia tende al giallo. Per quale motivo? Perché ho usato un filtro e un filtro si chiama degradante, cioè sulla fotocamera ho inserito, sapendo di scattare per il bianco e nero e non per il colore, naturalmente io utilizzo moltissimi filtri e li uso direttamente sull'obiettivo, quindi li avvito proprio sull'obiettivo. In questo caso, questo filtro degradante, che cosa vuol dire? Vuol dire che
è un filtro che solo per metà dell'obiettivo, il filtro è colorato solo per metà dell'obiettivo, mentre la parte sotto è normale. Infatti vedete qua che c'è proprio una distinzione di colori, no? Notate che questi colori dell'emisfero in basso sono radicalmente diversi rispetto a quelli dell'emisfero superiore, non perché qui è come se ci fosse un faretto che illumina in un modo diverso. Questo fa sì che rende la fotografia più drammatica e mi permette di visualizzare meglio naturalmente quello che poi voglio mostrare, che è questo. In questo caso abbiamo tolto i riflessi che impedivano questa immagine della donna, cioè l'amore profano, di mostrarsi bene. Ed ecco che è una fotografia creata su questo contrasto tra amore sacro e amore profano, mentre dietro mantiene un aspetto molto drammatico, come infatti deve essere il tema di questa fotografia. Ecco, vedete come si costruisce una storia con il bianco e nero, e notate anche che il dettaglio, nel senso che il contrasto di queste immagini è migliore rispetto a quello di prima, se l'avessimo mostrato a colori la fotografia, e migliorando il contrasto migliora anche il dettaglio. È un'illusione, perché in realtà già i pixel dell'immagine sono quelli, non possiamo migliorare il dettaglio dell'immagine, ma migliorando il contrasto ovviamente migliora anche la nostra percezione della forma di questo uccello, di quest'altro, cosa che invece qui si perde. Però, come vi ho spiegato prima, qui è stato applicato appunto un filtro perché si voleva ottenere un risultato di questo genere nella fotografia in bianco e nero. Osserviamo adesso l'omogeneità di diversi elementi in un unico contesto, che è questo. Questa è l'immagine scattata in modo originale, anche qui con l'applicazione di filtri, direttamente all'atto dello scatto. E è un'immagine che non dice niente, abbiamo della confusione, è un'immagine sbiadita, tende verso una colorazione, non mostra le differenze cromatiche. È interessante invece questo soggetto, ma è stata scattata apposta per ottenere un determinato risultato in bianco e nero, che è questo risultato bianco e nero, che è molto più interessante perché permette lo spettatore di concentrarsi su questa figura, che è un manichino ma ha un aspetto quasi umano, poi è preeminente rispetto alla piazza, determina una prospettiva, e allo stesso tempo il bianco e nero realizza una omogeneità generale che sarebbe stato impossibile determinare in una fotografia a colori. Osserviamo adesso il volto. Ecco, voi potreste dire che questa è una buona foto. Io penso che questa invece non sia una buona foto. È bella perché è un bel viso, ci sono i riflessi, l'azzurro, è sempre bello percepire l'azzurro, quindi è una buona foto a colori. Sì, potremmo dire che è interessante, perché no? Però in realtà questa foto è stata scattata direttamente in bianco e nero per avere un altro tipo di risultato. E l'altro tipo di risultato è questo, che è molto più interessante del precedente. Questo è un risultato stereotipato, ne trovate tante di immagini di questo tipo. E poi oltretutto notate anche la diversa colorazione della pelle, perché qui è un po' arrossata, c'è una sorta di abbronzatura che tende quasi a una scottatura in certi punti, non c'è omogeneità, ci sono dei riflessi di luce. E invece guardate come il bianco e nero ridetermina i contrasti di questa immagine e rende questo volto particolarmente interessante, in contrasto poi con il cielo, ovviamente, che diventa grigio chiaramente. Osserviamo un altro volto. Qui abbiamo, anche questa è una bella foto, un bel viso, il sorriso,
gli occhi sono a fuoco, ci sono tanti dettagli che funzionano, è bello questo, questa sfocatura di sottofondo, però vedete che tende tutto verso un colore, anche perché le case dietro erano beige, quindi tende a confondersi con il colore del viso e dell'abbronzatura, però abbiamo delle bruciature, no? Il viso è chiaramente un po' bruciato, infatti era una mattinata soleggiata che abbiamo trascorso al mare, quindi questo è il risultato. Però lo scatto è stato fatto per ottenere una foto bianca e nera, che è questo, e vedete che è un risultato molto più interessante. E poi tra l'altro, proprio da un punto di vista oggettivo, fa risaltare molto di più il viso e la tonalità della pelle che non la fotografia in naso. Osserviamo le differenze cromatiche, ecco qui vedete ancora più evidente, guardate qui è proprio, si stava bruciando, tra l'altro questa è una mia allieva, siamo stati a una gita al mare in chiusura dell'anno scolastico e abbiamo giocato ai fotoreporter, quindi loro facevano le modelle e le fotografavano. E notate che bruciature qui, tra l'altro poi questa ragazza si è scottata parecchio, era rosso fuoco, e vedete la differenza con un'immagine invece bianca. Quindi ripeto, sono fotografie che sono state scattate per ottenere il risultato bianco e nero. Quindi non sono fotografie, diciamo, scattate a colori e poi se tu guarda te, adesso le mettiamo in bianco e nero, no, sono proprio state fatte per ottenere il bianco e nero. E come vi dicevo, a me piace molto e lo preferisco in tanti casi al colore. Questa non è una brutta foto a colori, no? È una foto un po' piatta, non ci sono molti contrasti, luminosità, eccetera, però guardate come rende il bianco e nero. È straordinariamente diverso e molto più interessante. Diamo un'occhiata a qualche architettura, perché quando noi abbiamo a che fare con una fotografia, cioè diciamo con un paesaggio, e siamo indecisi se utilizzare il colore o bianco e nero. E io penso che questo noi lo dovremmo sapere quando scattiamo la fotografia, non dopo. Perché quando scattiamo la fotografia possiamo adottare degli accorgimenti affinché poi il bianco e nero risulti quello che noi desideriamo che sia. Quali sono i criteri che ci possono aiutare nella scelta? Beh, per esempio, notate questa differenza, no? Tra colore e bianco e nero, è lo stesso identico ambiente. In questo caso, vediamo le immagini alla loro dimensione, ecco. In questo caso possiamo trovare interessante il colore azzurro di questa colonna, è molto interessante. E come è molto interessante la colorazione di queste altre colonne, questo grigio, cioè il colore qui è veramente interessante. Questa foto a colori, a mio parere, ha proprio un senso, è bella. A parte che potrebbe non piacere la foto di architetture interne di questo genere, no? Però è una buona foto perché il colore qui ha proprio un senso. Ma anche il bianco e nero ha un senso, perché in questo caso giochiamo sulle ombre. Allora vedete che noi non possiamo dire sempre che sia meglio un caso dell'altro. Otteniamo delle percezioni radicalmente diverse. Questa è chiaramente una percezione drammatica, dove la composizione, il contrasto tra bianco e nero è molto forte, ci sono delle aree nere che non si vedono, altre più chiare, ed è una foto che potrebbe trasmettere anche una certa inquietudine, se vogliamo, o solennità. Quest'altra, invece a colori, lo stesso ambiente, è una fotografia che indica più, come dire, forse un aspetto più surreale, forse un qualche cosa di più evanescente. Tra l'altro, se non ci fosse stata questa presenza sarebbe stata anche meglio, la potremmo anche togliere. Tra l'altro poi farò vedere anche questo.
e quindi otteniamo dei risultati molto diversi all'interno di una storia. Che cosa vogliamo fare? E questo è il tema di cui ci dobbiamo occupare quando scattiamo le nostre fotografie, oppure le scegliamo da album di fotografie scattati da altri. Questo è interessante perché abbiamo una colorazione molto diversa, un contrasto molto forte tra l'interno e l'esterno, c'è questa luce. Questa foto l'ho presa non perché sia bella in sé, ma perché rappresenta proprio una cromaticità molto diversa tra l'interno e l'esterno e quindi potrebbe suscitare attenzione, interesse, e potrebbe valere così. Così come quest'altra immagine, che è un po' tipo cartolina, un po' scontata se vogliamo, la Reggia di Caserta, però in questo caso, grazie all'applicazione di opportuni filtri, l'immagine è stata molto, cioè rappresenta molto bene, non solo va bene la geometria, ma questo riguarda l'inquadratura, ma proprio il gioco di luci al fondo, i colori azzurri, i verdi, i marroni, così, e quindi è un'immagine che suscita un certo interesse. E questa io ve la mostro perché è una fotografia che a me non piace, non è un genere di fotografie che amo, questo, benché l'abbia fatto io, però è un genere di fotografia che suscita molti apprezzamenti. Se voi pubblicate una cosa di questo genere nei social, così trovate un sacco di mi piace. E quindi è per questo che l'ho fatto, l'ho pubblicata, e infatti, come voleva dimostrare, in realtà è un'immagine che non ha niente di particolarmente interessante, appunto come quell'altra che avete visto. Sì, c'è questo contrasto tra l'interno e l'esterno, però queste sono le cose che piacciono. E piacciono proprio questi tipi di effetti, di risultati. Però sono anche molto poco gestibili all'interno di una storia, a meno che voi non vogliate rappresentare determinati punti drammatici della storia stessa, allora potremmo anche giustificare delle rappresentazioni di questo genere. Però noi torniamo adesso al nostro bianco e nero, che è l'oggetto sempre del nostro webinar. Ecco, vedete come il bianco e nero appiattisca molto questo presepe, quindi gli tolga anche una prospettiva, gli tolga anche, togliendogli la cromaticità dei colori, appiattisca un po' tutta questa immagine. Normalmente si dice che un'immagine che viene appiattita non è una bella immagine, perché dovrebbero risultare meglio le profondità, i contrasti, eccetera. Invece in questo caso è proprio un bel risultato. Perché? Perché spinge lo spettatore a guardare questa immagine, la deve scoprire, deve guardarla, quindi deve capire che cosa sta succedendo. Questo è uno scatto fatto all'interno della Reggia di Caserta, dove c'è un bellissimo presepe rappresentato così, e il bianco e nero dà un effetto straordinario, appunto di popolazione. E proprio questo appiattimento e questa riduzione della cromaticità a una sola gamma di grigi è ciò che rende l'immagine interessante e spinge appunto il lettore a guardarla. Scattare in RAW. Allora, adesso viene il bello della diretta, come si dice. Scattare in RAW. Quindi, come vi ho spiegato prima, noi possiamo applicare i filtri anche in sede di sviluppo, quindi quando abbiamo scattato la nostra immagine, ma lo possiamo fare meglio e anzi lo possiamo fare solo in determinati casi se abbiamo un'immagine in formato RAW. Come si fa a ottenere questa immagine? Allora, se voi avete una fotocamera reflex, o anche una mirrorless, insomma, però diciamo una fotocamera per appassionati, non è necessario avere uno strumento professionale, però queste fotocamere hanno la possibilità di scattare direttamente in RAW, e voi selezionerete
il tipo di fotografia di immagine che volete, un JPEG o più JPEG, e vi ritroverete sempre con immagini in questo format. Ma se avete a disposizione invece il vostro smartphone, quindi non volete ancora impegnarvi con una fotocamera importante, e come fate a ottenere il vostro formato RAW? Beh, dovete usare delle applicazioni molto buone e valide, come ProCam per esempio, che vi consentono di avere i controlli della vostra fotografia prima dello scatto. Per esempio, notate che qui potete anche addirittura stabilire il bilanciamento del bianco, gli ISO, i tempi, potete scattare anche in HDR e poi scegliete però il formato RAW. Allora, scegliendo il formato RAW, poi potrete importare l'immagine all'interno di Lightroom, appunto, che è questa applicazione, e quindi applicare poi tutti gli accorgimenti in sede di sviluppo per ottenere un buon bianco e nero. Allora, ve lo ricordate questo? Non vi faccio vedere il funzionamento perché è molto semplice. Voi cliccate, aprite l'applicazione ProCam e poi dopodiché impostate i valori che dovete impostare. Chiaramente adesso noi non possiamo parlare di ISO, diaframmi, tempi, eccetera, non è questo l'oggetto. Non è un seminario sulla fotografia, ma per aiutarvi a costruire delle immagini che sono meglio utilizzabili in sede di storytelling relativamente al bianco e nero. Lo sviluppo in RAW. Eccolo qua, lo sviluppo in RAW è quello che appunto vi ho mostrato prima. Vi consente di avere tutta una serie di parametri da sistemare, quindi la luce, l'esposizione, il contrasto, eccetera. Poi questo colore è molto importante. E gli altri ci interessano relativamente, l'ottica, d'accordo? Noi ci concentriamo soprattutto su questi, cioè sulla luce e sul colore. E poi c'è la possibilità di creare effetti bianco e nero come questi, appunto, di cui vi ho parlato all'inizio. Allora, se è tutto a posto, adesso ci abbiamo alla fine del nostro webinar, nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, vi mostro alcune tecniche di realizzazione di immagini bianco e nero attraverso sia la teoria che vi ho spiegato e la tecnica ovviamente che seguirà gli elementi teorici che abbiamo affrontato all'inizio del webinar. Un'occhiata alla chat, speriamo di non avere brutte sorprese. No, nessuna cosa, perfetto. Allora, intanto c'è già una domanda che dice: anche Lightroom permette la regolazione come ProCam? Allora, stiamo parlando di due cose diverse. Riprendiamo un attimo il discorso. Allora, qui stiamo parlando di scattare una fotografia. Lo scatto della fotografia non c'entra niente con lo sviluppo della fotografia. Noi scattiamo, se vogliamo costruire la nostra storia, dobbiamo dotarci di applicazioni che ci consentano con il nostro smartphone di scattare una buona fotografia in formato RAW. È questo che dobbiamo fare. Quindi non prenderemo il nostro smartphone e scatteremo una foto, ma prenderemo il nostro smartphone e scatteremo la foto attraverso questa applicazione o un'altra, ce ne sono altre, io a me piace questa, ma così sceglietevi l'applicazione che desiderate che scatti in formato RAW. Quando avete fatto la foto non è ancora utilizzabile, la foto deve essere sviluppata. Una volta, quando c'erano gli strumenti analogici, si sviluppavano le fotografie in proprio, specialmente quelle bianche e nere. Io per esempio, quando avevo giovane, 17 anni così, andavo agli spettacoli del Piccolo Teatro di Milano e altre, la prima, scattavo di nascosto le fotografie di questi spettacoli. Adesso, se vi dico che dovevo averne registrato, mi arrestano a distanza di anni. Comunque io scattavo le foto così, poi andavo a casa, passavo la notte a svilupparle su carta grande, sgranata,
il cordello ISO, 800 ISO, cose così, veramente. E poi facevo diverse stampe di queste foto. Il giorno seguente andavo a mezzanotte, 11 e mezza a mezzanotte, davanti all'uscita dello spettacolo, e le vendevo direttamente alle persone che uscivano, perché quelle erano felicissime e le pagavano anche bene, perché lo spettacolo era piaciuto e queste foto erano bellissime, in bianco e nero, erano grandi, erano fantastiche. Quindi, cioè, dobbiamo tenere conto che la fotografia nel suo processo non è cambiata, è cambiato l'analogico, è cambiato l'analogico dal digitale, ma noi dobbiamo sempre scattare la fotografia attraverso un sistema e poi svilupparla attraverso un altro. Si chiama Lightroom questa applicazione, camera chiara, perché non abbiamo bisogno di una camera oscura per svilupparla. Ok, spero di aver risposto alla domanda. Quindi dobbiamo avere entrambe le cose, dobbiamo pensare all'immagine quando la scattiamo e poi dobbiamo pensare all'immagine quando la sviluppiamo. Adesso chiudiamo il discorso dello scatto della fotografia e passiamo a quello dello sviluppo, che è questo. Vediamo se faccio così. Adesso devo passare un attimo, scusate, sposto un po' di cose qui perché devo manovrare l'iPad, cioè mi metto nella condizione in cui dovreste essere anche voi, perché Lightroom è un'applicazione gratuita, per iPad. Che cosa facciamo con Lightroom? Allora, vediamo. Cominciamo, prendiamo per esempio, prendiamo questa immagine, questa fotografia, questo scatto che noi abbiamo scattato in RAW, magari attraverso la nostra fotocamera l'abbiamo scattata anche in bianco e nero, cioè abbiamo dato proprio delle impostazioni di scatto in bianco e nero, ma poi essendo in RAW, quando la importiamo in Lightroom la vediamo a colori, no? E diciamo, cazzo, ma cosa è successo? Beh, è successo che il formato RAW tiene le impostazioni di base, ma poi tutto il resto noi lo possiamo applicare in sede di sviluppo, quindi non tiene conto delle eventuali specifiche che abbiamo assegnato al momento in cui abbiamo scattato la fotografia. Allora voi direte, ma per quale motivo scattare una fotografia impostando il bianco e nero come lo volete voi, quindi a livello di saturazione del colore e tutto il resto, e poi ritrovarvi con una fotografia che scialba, che presenta solo gli elementi di base? Beh, perché se noi ci abituiamo a vedere in bianco e nero il mondo a colori che ci circonda e a impostare i parametri in modo corretto, noi otterremo delle immagini molto migliori che non poi in sede di sviluppo. E poi dopo in sede di sviluppo sarà molto semplice, perché ci ricordiamo perfettamente quello che abbiamo fatto e il risultato che vogliamo ottenere. Allora, che cosa facciamo? Facciamo così, per esempio, selezioniamo colore, e vedete che se noi facciamo un tap sul pulsante bianco e nero, otteniamo già un risultato che è questo. Quindi riportiamo alle condizioni di prima. Ed eccolo qua il risultato. Quindi la prima cosa che possiamo fare è proprio passare al bianco e nero in questo modo, che è un passaggio che però non è sufficiente. Se voi applicate dei filtri bianco e nero attraverso i social, voi avrete un solo passaggio da fare, che è questo, grosso modo, oppure potrete avere delle variazioni di questo genere. Per esempio, ci sono dei profili inseriti in Lightroom come questo bianco e nero, che vi propongono già diverse composizioni del bianco e nero. Osservate, vedete come cambia anche la luminosità del viso, il contrasto. Sono già un insieme di parametri che fanno in modo che il bianco e nero abbia diverse rappresentazioni. Intanto
avete già capito che c'è bianco e nero e bianco e nero. Una foto in bianco e nero non è una foto in bianco e nero, è una foto che ha delle sfumature di grigi e il rapporto tra queste sfumature può essere molto diverso. Non solo, ma è una foto anche che è composta da contrasti, quindi tra contrasti tra bianchi e neri diversi, tra luminosità differenti, e quindi alla fine noi potremmo avere infinite immagini bianco e nero da una stessa fotografia. Però noi non applichiamo nessuno di questi filtri, non applichiamo mai filtri, questo è il consiglio che io vi do. Cioè filtri, scusate, questi sì, filtri nel senso di filtri nel senso di immagini, cioè di effetti predefiniti. Allora abbiamo impostato il bianco e nero così, adesso vediamo che cosa succede se variamo la temperatura. Andiamo verso i colori più caldi oppure andiamo verso i colori più freddi. Vedete che, ecco, che andiamo verso i colori più freddi e qui andiamo verso i colori più caldi. Quindi in questo caso schiariamo un po' l'immagine e poi possiamo modificare la tinta anche. Naturalmente non abbiamo delle variazioni sul colore, perché il colore non esiste più, abbiamo solo delle variazioni sul bianco e nero. Guardate che se io spingo la tinta troppo verso il viola, otterremo un'immagine più sbiadita. Quindi devo trovare naturalmente il punto giusto, che potrebbe tranquillamente essere questo. Poi che cosa facciamo? Poi applichiamo i filtri. Ah, questo che cosa riguarda? Questo riguarda il bilanciamento, quel famoso bilanciamento del bianco di cui ho parlato prima. Per bilanciare il bianco noi possiamo utilizzare anche dei settaggi predefiniti che Lightroom ci propone. Per esempio, ci proporrà sempre di ritornare all'immagine come è stata scattata, quindi in questo caso sarà questo. Oppure ci propone lui, per esempio, una sorta di bilanciamento automatico del bianco, che è questo. Oppure eravamo in piena luce diurna, quindi potremmo anche utilizzare questo, e così via. Altrimenti, appunto, come dicevo io prima, noi possiamo effettuare un'altra correzione, che potrebbe essere questa. Adesso però viene la parte più interessante, che è quella del lavoro sui colori, cioè applichiamo i filtri, quei famosi filtri che avremmo dovuto inserire sull'obiettivo della nostra fotocamera e che invece possiamo anche applicare a livello digitale. Perché? Perché abbiamo un'immagine scattata nel formato RAW, quindi che ci consente di applicare una serie di parametri. Vediamo che cosa succede con il colore arancione. Avevamo detto prima che il colore arancione permette, vedete, di eliminare le imperfezioni della pelle. Guardate come cambia. Io sto spostando leggermente il cursore. Bisogna fare attenzione perché anche agisce ovviamente anche sullo sfondo. Se voi avete l'arancione nello sfondo è chiaro che perderete di contrasto, quindi questi filtri vanno utilizzati con grande attenzione e moderazione. Però vedete come facciamo contenti i nostri soggetti femminili con questi filtri. Proviamo a vedere che cosa succede con il giallo. Il giallo probabilmente ha un effetto maggiore sul viso, per cui noi possiamo mantenere il contrasto di fondo a livello di arancione e poi invece agire sul giallo per avere un maggiore effetto sul viso. Poi sul fondo probabilmente possiamo agire anche con altri colori e naturalmente se non abbiamo del verde vedremo pochi risultati nell'immagine. Se non c'è il colore e il suo complementare, vedete, noi non avremo dei risultati reali. E questo è quello che dobbiamo fare agendo sui diversi colori. Vediamo l'immagine invece come in bianco e nero, come poi qual è stato poi il risultato reale. Quindi abbiamo utilizzato una personalizzazione
nel bilanciamento del bianco, che è questa. Poi, per quanto riguarda i colori, abbiamo aumentato leggermente la luminanza dell'arancione, abbiamo aumentato leggermente quella del giallo e poi abbiamo diminuito un po' quella di altri colori, l'abbiamo lasciata intatta perché non c'era bisogno di fare altro. Quindi è come se avessimo applicato dei filtri per rendere questa immagine appunto migliore dal punto di vista del bianco e nero. Vediamo adesso che cosa abbiamo fatto con, per esempio, questa immagine, con questa fotografia. Vediamo come la possiamo trattare, quindi partiamo di nuovo dal colore, tasto bianco e nero, otteniamo già un buon risultato, vedete? È già un buon risultato questo. Dopodiché possiamo cercare di così, ecco qui. Uniformare, abbiamo un problema che riguarda l'omogeneità del colore del viso, ecco, potrebbe essere così, poi naturalmente operiamo sui colori, chiaramente cominciando dall'arancione, che ci consente di avere insieme al giallo dei risultati migliori sul viso. Però dobbiamo fare anche altre cose. Torniamo quindi abbiamo operato sui colori, abbiamo applicato dei filtri, però ci sono anche altre cose che noi dobbiamo fare. Ritorniamo alla nostra fotografia, ecco, questa che stavamo sviluppando. Dobbiamo affrontare il discorso della luce, quindi il livello di esposizione. Guardate che cosa succede se aumento l'esposizione oppure la diminuisco. Aumentare l'esposizione sarebbe una buona cosa, per esempio, per rendere il viso più omogeneo, però significa anche perdere poi i dettagli dello sfondo, quindi lasciamo così l'esposizione. Vediamo che cosa succede invece con il contrasto. È interessante se aumentiamo il contrasto tra i bianchi e i neri, e poi potremo anche diminuire le luci e anche le ombre a un certo livello. Se diminuiamo le ombre, che sarebbero poi diciamo i toni neri dell'immagine, oppure li aumentiamo, vedete come cambia, però se noi diminuiamo le ombre e poi scuriamo troppo gli occhi, in particolare le zone in ombra, giustamente, quindi per esempio quell'occhio. Il bianco può essere più luminoso o meno. Se è più luminoso perdiamo dei dettagli, ovviamente, se è meno luminoso ne recuperiamo invece dei dettagli, quindi lo potremmo lasciare così. È molto bello poi lavorare sui neri in modo che i neri siano ben rappresentati, e quindi aumentando il livello di tonalità del nero, automaticamente incidiamo sul contrasto, un po' come facciamo qui, solo che qui agisce direttamente sia sul bianco che sul nero, mentre in questo caso noi possiamo agire in modo indipendente sui bianchi e sui neri. Ecco, per esempio, una foto molto contrastata potrebbe essere questa, che è un tipo di immagine che a me piace molto, per esempio, ma allora ritaglierei di più il viso, per esempio, vedete la differenza tra i due bianchi e neri, sono molto diversi tra di loro e hanno entrambi una loro legittimità, dipende da che cosa voi volete raccontare attraverso questa immagine. Lo stesso ovviamente possiamo fare su quest'altra che stavamo elaborando. Ecco la differenza tra le due immagini. Vediamo come sono impostate le luci. Qui sono impostate in questo modo, quindi abbiamo un aumento del contrasto, una diminuzione delle luci perché si vuole far apparire di più lo sfondo, un certo livello in meno di ombre, i bianchi sono stati spinti un po' su e i neri sono stati rafforzati, quindi si è rafforzato anche il contrasto di queste immagini. Qui invece è l'immagine esattamente come appariva nel senso dello scatto RAW, che non modifica, cioè non tiene conto dei parametri che noi abbiamo potuto dare invece in sede di scatto, e quindi dobbiamo appunto modificare.
Quindi penso che sia chiaro questo primo approccio a Lightroom. Adesso vediamo una cosa più complicata, che è quella di passare da questa immagine a questa. E dopodiché vedremo come togliere delle persone o degli elementi indesiderati da un paesaggio. Quindi le tre tecniche che chiudono il webinar sono quelle di un buon sviluppo del bianco e nero attraverso i colori e i parametri di luminosità dell'immagine, poi agire per applicare un effetto particolare che è quello di isolare un colore e poi togliere degli elementi indesiderati. Ecco come si presenta l'immagine. Qui vediamo per esempio le luci, così, il colore è stato una vividezza maggiore, la vividezza da più carica il colore di maggiore tonalità, e vediamo invece i parametri così. Ci sono stati c'è un lieve aumento del contrasto, insomma ombre, bianchi, niente di che, non è stato fatto granché. Però ma dove si è operato per ottenere questo risultato? Beh, si è operato a livello del colore, guardate, a livello del colore, d'accordo, abbiamo la temperatura, tinta, quello che volete, ma soprattutto a livello dei singoli colori. Il rosso quindi è stato leggermente saturato perché è una componente di questa scarpa. L'arancione è stato desaturato totalmente, è stato tolto l'arancione da questa fotografia, altrimenti abbiamo tolto in questo caso proprio i singoli colori, quindi anche il giallo, il verde, guardate là in fondo, non so se vedete sulla sinistra dell'immagine il verde appare, e così si desaturare un'immagine vuol dire togliere proprio il colore, la cromaticità, riportare quel colore a una condizione di bianco e nero, di grigio, di una tonalità di grigio. Sono tutti desaturati, quindi essendo tutti desaturati tranne ovviamente i colori che si riferiscono alla scarpa. Torniamo indietro. Proviamo a fare questa operazione. Quindi partiamo dai colori, proviamo a desaturarli. Ed ecco che abbiamo già come risultato quello di avere un'immagine. Anche leva, naturalmente questo lo dobbiamo lavorare diversamente, e anche questo. Ecco che abbiamo isolato un colore, poi naturalmente dobbiamo tagliare un po' l'immagine per far risaltare la scarpa, raddrizzarla un po', ed ecco che abbiamo compiuto il nostro lavoro. Può capitare che ci sia, naturalmente anche qui dobbiamo poi lavorare un po' sul contratto, eccetera, no? Però può capitare che in realtà non sia possibile isolare veramente un solo colore di un solo oggetto, perché può darsi che all'interno della fotografia vi siano diversi oggetti che abbiano la stessa colorazione. Per esempio notate che qui abbiamo del viola.
è lo stesso colore della scarpa, e quindi come facciamo a toglierlo? Beh, vi insegno questo trucco all'interno di Lightroom. Lightroom ha questa possibilità determinata da questo bottoncino che voi trovate qui sulla destra sotto il cerotto. Guardate cosa succede se premo questo bottoncino, poi appare un tasto più sulla sinistra qua e scelgo il pennellino, gli do una dimensione di un certo tipo che vada bene, ecco, così potrebbe andare, e poi passo questo pennellino nelle zone che contengono quel colore. E poi farò così, cercherò di togliere, vedete, questo colore in questo modo. Porto la saturazione anche a zero. E il risultato è che ho eliminato il colore della scarpa dalla pianta. Devo continuare naturalmente a fare questa operazione, perché è un'operazione che deve essere fatta con precisione, però ricordatevi che dovete utilizzare questo pulsantino e il pennello. Adesso vi voglio far vedere un'altra cosa, quindi ricapitolando, noi possiamo ottenere il risultato, di una foto in bianco e nero che dunque, però c'è un problema, perché qua voi avete perso, non vedete quello che sto facendo. Attenzione, perché si è bloccato lo schermo. Allora chiudo un attimo l'iPad e lo riapro, solo un secondo. Lo riapro così. Infatti voi non vedevate il risultato, è vero questo? No, non esistono cose premium, e se non sbaglio è tutto diciamo, compreso in Lightroom gratuito per i tablet. Allora, vi dicevo che col pennello ho fatto questa operazione, perché non sono sicuro che voi l'abbiate vista. Qui c'era del viola, un po' è rimasto ancora perché deve essere fatto con precisione, ma con il pennello voi nella sostanza che cosa fate? Prendete le aree dove appare il colore da togliere e poi con la funzione colore le saturate, cambiate la tinta, in sostanza il gioco è fatto, d'accordo? E vi trovate poi in questa condizione. Quindi operate con pennello e poi sempre all'interno di colore e desaturare. Desaturare vuol dire proprio togliere la cromaticità, cioè togliere proprio il colore. Adesso vediamo invece come nell'immagine, eccola qua, nella famosa immagine dell'esdraio, vediamo che cosa si può fare per arrivare a questo bianco e nero, d'accordo, è semplice perché l'abbiamo visto prima attraverso i colori, quindi abbiamo agito in questo modo. Per passare dal colore bianco e nero, ma quello che ci interessa qui è che noi abbiamo questo omino che dà proprio fastidio, è un vero peccato. A volte quando scattiamo delle fotografie non ci rendiamo conto che
nel nostro scatto entrano degli elementi indesiderati. Come possiamo fare? Possiamo fare così, cioè dal tasto di condivisione, diciamo apri in, scelgo un formato piccolo per non perdere troppo tempo, e gli dirò di utilizzare un'applicazione che si chiama Photoshop Fix, che è un'applicazione gratuita, sempre dell'Adobe, per i dispositivi mobili. Mi state seguendo, no? Penso che vediate quello che sto facendo, non potete dire, dare un feedback. Mi potete dare un feedback se state vedendo quello che sto spiegando. Ah, ecco, benissimo. Allora, no, perché siccome ho chiuso prima l'iPad e l'ho riaperto, perché si era bloccato lo schermo. Allora, voi dovete fare così: copia su Adobe Photoshop Fix, che è un'altra applicazione incredibile che potete scaricare gratuitamente. E guardate che cosa fate: siete qui, abbiamo questa immagine, c'è questo omino. In basso qui trovate invece il cerotto di correzione. Quindi fate tap sul cerotto di correzione, poi stabilite la dimensione naturalmente, e poi una durezza, magari diciamo non un effetto proprio così marcato, e poi con, adesso lo devo fare col dito che non va bene perché prenderà sicuramente delle parti che non c'entrano niente, però se avete invece un pennino è meglio, voi farete così. E il risultato è che la persona non c'è più, poi potete naturalmente agire meglio, così, e questo è il risultato, il signore è scomparso. Vi è piaciuto questo sistema? Ve ne faccio vedere un altro, per esempio, ecco, guardate questo idrovolante. Questo idrovolante, per qualche motivo vogliamo togliere delle schette qui, e sempre col sistema cerotto faremo semplicemente questa operazione. E possiamo cancellare quindi degli elementi. Soprattutto viene bene quando abbiamo uno sfondo che è piuttosto omogeneo. Allora, io direi che sostanzialmente vi ho spiegato un po' di cose oggi e direi che possiamo concludere il nostro webinar. Ecco, vedete quello che vi dicevo prima? Questo è un filtro degradante, adesso vi dimostro i filtri. E questo è il risultato della fotografia in bianco e nero. Quindi scattare, se possibile, direttamente in bianco e nero. Beh, insomma, vi ho dato qualche informazione di base, perché l'argomento è molto complesso e se si volesse veramente studiare richiederebbe molta applicazione. E adesso io ritorno a farmi vedere, ma come si fa, niente, interrompi con un disegno esterno, perfetto, quindi eccomi qua, ok, allora ci siamo, giusto? Vediamo, ci siamo, sì, ci siamo. Vediamo quello che avete scritto e poi chiudiamo così, chiusa. Quindi dicevo, ci sono tante cose da dire, io ne ho scelte un po', che mi sembravano quelle che per partire fossero le più indicate. Io rimasto
Esatto. Allora, dicevo, abbiamo visto un po' di cose, un po' teoriche e qualcuna tecnica per darvi delle indicazioni su una serie di elementi. Cioè, prima di tutto, abbiamo visto che l'immagine in bianco e nero presenta una sua eleganza e anche però una sua funzionalità, perché una storia deve essere omogenea ed è più facile raggiungere questa omogeneità attraverso il bianco e nero che non attraverso il colore. Infatti il colore è come dire un handicap dell'occhio, perché non viene percepito esattamente come la natura ce lo presenta, e via via utilizzando degli strumenti che siano la carta, che siano i monitor, che dove il colore viene rappresentato, noi ci troveremo di fronte al fatto che lo spazio colore sarà ancora minore di quello dell'occhio umano. Quindi questo handicap si aggrava a mano che le immagini fotografiche vengono rappresentate. Quindi non avremo mai una rappresentazione, diciamo, obiettiva. Tra l'altro qui c'è una discussione interessantissima anche dal punto di vista semiotico, perfino filosofico, sullo statuto delle immagini. Io avevo scritto anche un libretto su questo, devo rispolverarlo, magari anche ripubblicarlo, perché potrebbero essere argomenti interessanti. Abbiamo scoperto che il colore deve essere trattato, cioè il bianco e nero deve essere trattato a partire dal colore e non dall'applicazione di un filtro bianco e nero, perché dall'applicazione di un invece dal trattamento dei colori noi possiamo giocare sulle tonalità, che sono le tonalità dei grigi che compongono il rapporto tra i bianchi e tra i neri. Poi possiamo operare anche sulla luminosità dell'immagine, quindi sulla luce, sui contrasti, sulle ombre, sui toni medi piuttosto che le alte luci e così via. Abbiamo visto degli esempi, abbiamo visto anche degli esempi nei quali l'immagine a colori e l'immagine bianco e nero si contendevano, diciamo, la palma di immagine migliore. Perché questo? Perché là dove il colore assume un aspetto particolarmente interessante, ma allo stesso tempo potrebbe essere valida anche un'immagine in bianco e nero, noi dobbiamo operare delle scelte, e queste scelte non sono delle scelte oggettive, ma sono delle scelte soggettive, cioè sono delle scelte che devono riguardare il tipo di storia che vogliamo raccontare, quello che vogliamo fare con la nostra fotografia e così via. Infine abbiamo applicato due effetti, uno per isolare un colore e rendere, ma quando ne vale la pena. Per esempio, abbiamo visto un'immagine molto brutta che non diceva niente, però è stata scattata perché c'era quella scarpa, e quindi è stata scattata già dal sottoscritto perché voleva creare un'ambientazione in bianco e nero e poi invece isolare quella scarpa con quel colore. E poi abbiamo visto come con Photoshop Mix si toglie un elemento dell'ambiente. Volevo mostrarvi i filtri degradanti, che sono questi. Vedete che questo è un filtro arancione, ma per metà. Quindi è interessante perché io posso inquadrare una parte, per esempio un volto che sta in questa posizione, e applicare già il filtro arancione e lasciare libero il resto del paesaggio. Questo è un altro filtro degradante ed è un viola. E poi ci sono invece i filtri ND, che sono dei filtri che servono per scurire. Che servono per scurire perché per applicare degli altri tipi di effetti fantasma e così via, insomma, ce ne sono diversi. Io li utilizzo proprio al lato dello scatto, perché quando scatto a colori non uso filtri, ma quando scatto in bianco e nero, cioè nella maggior parte dei casi, applico sempre questi filtri. C'è una domanda su Lightroom. Sì, allora Lightroom è un'applicazione potentissima e incredibile, gratuita. Alcune cose come i pennelli non sono disponibili, diciamo, nella parte gratuita, però non esiste una parte premium, esiste solo
l'abbonamento all'applicazione Adobe. Se uno ha un abbonamento all'applicazione Adobe, che comprendono tante applicazioni per desktop, PC, Mac, eccetera, poi avrà anche delle funzionalità aggiuntive su queste mobili. Ma queste applicazioni però gratuite per i dispositivi mobili sono di una potenza eccezionale e soprattutto, essendo realizzate da Adobe, sono applicazioni stabili che noi ritroveremo. Sapete qual è la mia filosofia? La mia filosofia non è quella di cercare degli accrocchi, web app o cose che oggi ci sono, domani no, che non danno risultati, non dialogano bene, eccetera, invece di restare fermo sulle applicazioni dei grandi produttori che tutti i professionisti nel campo della creatività e della fotografia utilizzano, proprio per poter parlare lo stesso linguaggio e ottenere gli stessi risultati, e anche per una questione educativa, per far crescere i nostri studenti. Quindi vi ho suggerito ProCam come applicazione per scattare il RAW e Adobe Lightroom. Ovviamente siete liberi di trovare quello che più vi interessa. E adesso io però vi lascio e vi do appuntamento a domani, per chi vuole, per invece questo webinar sulla creatività che mescola fotografia e disegno. Vi insegnerò una tecnica, sarà un webinar più breve, anche perché poi devo fare le valigie e partire. Mentre voi starete lì a studiare i miei webinar, applicate, eccetera, no, queste cose che vi ho spiegato le so già fare, quindi non ho bisogno di studiare, e quindi vi saluto e me ne vado in vacanza. E poi però torno ad agosto, e quindi ad agosto vi piazzerò un altro paio di webinar. D'accordo? Allora, ProCam Cadev, guarda, Cadev non so, ma il simbolo è questo. Eccolo qua, il simbolo è ProCam, ah scusate, non vedete lo schermo, il simbolo è questo, è ProCam. E questa applicazione qua, la prima, questa che presenta una sorta di ruota di colori. Ecco l'applicazione. Casomai vi metto il link. Bene, allora, ciao a tutti e buona serata. E per chi ci sarà, arrivederci a domani. E mi raccomando, studiate. Vi do i compiti per le vacanze. Mentre io vado in vacanza, vi do i compiti. Ciao a tutti.